Si è tenuta ieri a Caserta, presso la sede di Confindustria, la conferenza stampa di presentazione di un importante progetto per gli studenti casertani che prevede delle visite guidate nelle più importanti aziende della provincia di Caserta. L'iniziativa, voluta dall'Associazione delle Piccole e Medie Imprese nell'ambito dell'ottava giornata nazionale, ha visto l'adesione di numerosissime scuole superiori all'importante progetto coordinato insieme al suo attivissimo staff dal presidente delle piccole e medie imprese di Caserta, Giovanni Bo, che abbiamo naturalmente sentito a margine dei lavori. Ci vuole annunciare un po' di cose dirette? Sì, seguendo le direttive di Confindustria Nazionale, della piccola industria nazionale, nella persona del presidente Alberto Baban, grande presidente, noi abbiamo organizzato la giornata il 17 novembre del PMI Day in tutta la provincia di Caserta. Porteremo circa 220 o 210 ragazzi di 8 scuole in alcune aziende molto importanti della provincia di Caserta. Più che aziende le dobbiamo chiamare industrie, in modo che questi ragazzi iniziano un approccio veramente concreto al mondo del lavoro. Ecco, come sono state scelte questi ragazzi e quali sono queste industrie? Sì, allora io adesso prendo il nostro elenco e allora glielo dico subito. E sono stati scelti in base alle domande che loro preventivamente hanno presentato in Confindustria in ordine di tempo, perché noi abbiamo dato un tempo limite, che è il 6 novembre, per fare richiesta di visita alle aziende. Ne sono arrivate anche dopo il 6 novembre, però purtroppo per motivi organizzativi abbiamo dovuto declinare e lasciar perdere la loro richiesta. Ripeto, è molto importante questo giorno, perché è stato voluto fortemente dal presidente Alberto Baban. In tutta Italia ci saranno dei ragazzi delle scuole superiori che visiteranno aziende industriali. Questo per noi è un motivo di orgoglio, di grande orgoglio.